macchina, l'altra è un SUV, sono ovviamente due Tesla, ma non due Tesla qualunque, le versioni Plaid 2040 cavalli, 0-100 2.1, 2.6 secondi per quello che siamo in pista, per provarle al 100%, ma visto che sono elettriche, perché fanno sto casino? Perché si stanno preparando alla modalità drag strip, ovvero massima potenza in accelerazione. Si acquatteranno e... andiamo a vedere, dai, tu beccati quella grande più lenta. No, più però veloce. Non vale quella più lenta, io. Dai, poi ce le scambiamo. Pedale del freno schiacciato, acceleratore, giù tutto. Si sta per entrare nell'iperspazio. 3, 2, 1, go! Porca va! È cascato pure l'iPhone! Porcaccio, quanto mi vai via! 200, 210, 220! Mamma mia, freno ai 300 metri. Ti stacca il cervello sta cosa, è incredibile. Senti come il cervello che rimane indietro perché non ce la fa stare dietro all'accelerazione di questa Model X. Non oso immaginare cosa sia la S, perché mezzo secondo di differenza non è così poco. Però che spettacolo. È stato impressionante, concordo in toto con quello che ha detto Pietro. Ti toglie il fiato, non ho mai provato un'esperienza simile, perché con pur tutti i cavalli che può avere una vettura termica, lo stesso magari tempo di una vettura termica, ci sono pochissime macchine che lo fanno, non è uguale, perché qua abbiamo, Tesla lo dichiara, 1400 Newton metro di coppia subito. Impressionante. Nella Model S c'è anche la track mode, tra l'altro personalizzabile. In cosa? Nel bilanciamento della coppia posso andare da tutto davanti a tutto dietro, io lascio 50-50. Assistenza alla stabilità la posso rendere un pochino più sportiva o un pochino meno aggressiva, anche qua per sicurezza la lascio a metà, e poi posso settare anche la frenata rigenerativa. Tutto questo posso salvarlo in un preferito. Ci sono anche le preimpostazioni corsa e le preimpostazioni derrapata, perché lei si può derrapare. Tra l'altro cambia anche con lo scotto qua davanti, che ci fa vedere in tempo reale la pressione degli pneumatici e i tempi sul giro. Per settare la partenza basta tenere premuto qua sul display centrale. Spettacolo. Io nella Model X non ho la modalità track, ho solo attivato la modalità drag strip, che comunque ti dà la massima prestazione, e la modalità plaid, sia la taratura dell'acceleratore, quindi diciamo che abbiamo la massima potenza, una sport plus per capirci, e la modalità sterzo in sport. Voglio capire soprattutto come funziona questo volante yoke nell'uso in pista. Porca vacca, io anche se la modalità track non era pronta, perché anche lei ci vuole del tempo perché sia al 100%, la macchina si riscalda, insomma deve fare tutti i suoi settaggi. L'accelerazione è veramente impressionante. In pista il volante così secondo me ha senso, perché in pista è proprio una di quelle situazioni dove non si va mai a girare troppo. Ecco, devo capire in caso di sovrasterzo come funziona la gestione. Io ti dico, non mi sto trovando male nella guida in pista, perché appunto non c'è bisogno di tanto raggio di sterzata. Forse servirebbe nel circuito di Monte Carlo, al tornantino, dove anche i piloti di Formula 1 incrociano le braccia, però vabbè, noi qui non stiamo facendo Formula 1. È abbastanza diretto, quindi tendenzialmente non c'è bisogno di incrociare tanto, almeno qua in pista. Io qui ho delle gomme invernali rispetto a te, che hai invece delle gomme estive, quindi oltre ad avere il baricentro più alto, ho anche, diciamo, questo deficit. Non ha impattato tanto sullo 0-100, però ovviamente si sente che la vettura galleggia parecchio. C'è tanta frenata rigenerativa, non c'è tantissimo freno, nel senso che comunque i freni non sono enormi per una macchina che pesa 2200, la tua, 2400 kg la mia. Ovviamente bisogna stare un pochettino attenti ai freni. Va davvero, davvero, davvero forte. Buono l'appoggio, adesso voglio provare il curvone veloce. Le sospensioni ovviamente ad aria la tengono molto piatta, vado un po' cauto anche per le condizioni d'asfalto. Sono uscito comunque a 140 e fuori quando schiacci ti schizza anche da 140 a una accelerazione veramente impressionante. La sento che sta andando un po' via dietro, ma molto equilibrata, giù tutto l'acceleratore in uscita di curva e 200, 210, 220, 230, 240, 250, 260. Raga, freno
La frenata secondo me è la prestazione che forse impressiona meno, ma vi diamo una chicca: arriveranno i carboceramici che sbloccheranno la velocità massima da 300 km all'ora fino a 322 km orari. Comunque è veramente un mostro ed è un'altra Model S, c'entra veramente poco con quella che avevo provato all'uscita. È molto bella la taratura di questi tre motori, perché il torque vectoring dei due motori posteriori ci dà ovviamente una gran mano in percorrenza, in uscita di curva c'è un sacco di potenza, però anche in inserimento, anche se vogliamo, se esasperiamo questo tipo di manovre, i controlli agiscono in maniera veramente veramente eccezionale. Ovviamente c'è un po' di sottosterzo, però compensato immediatamente dal sovrasterzo, ma anche se affondiamo tutto l'acceleratore in uscita di curva, i controlli intervengono in maniera abbastanza importante. Però ci sta, perché con una potenza del genere è necessario. E mi si è acceso una spia, freni troppo caldi, prestazioni di frenata ridotte. Quello che dicevo prima, i freni non sono ancora all'altezza della pista. Ti avevo detto di fare il bravo. Comunque Pietro, io ho il grafico delle accelerazioni, ho raggiunto 1.8 G di accelerazione laterale, che è tantissimo. Dai, vediamoci in pit lane che ce le scambiamo. Guarda, le porte elettriche, una figata pazzesca. Aiuto, non mi sposti mai il sedile. Andiamo. Siamo scesi di un piano praticamente. Io invece sono salito di un piano, forse anche due se alzo tutto il sedile. Stesso volante, stessa impostazione della plancia, è più salotto, non lo so, è più SUV. E beh, è un po' più alta, qui ovviamente hai un pochettino più di sportività. Il baricentro basso si sente subito già dalla prima presa di contatto con il volante. Un'altra cosa che ho notato, che a me onestamente ha urtato vagamente, è la presenza abbastanza ingombrante del bracciolo, perché quando vado ad impegnare il volante vado a battere, soprattutto sulla S. Sulla X, che sei un po' più in alto, questa cosa non accade. Lo sterzo è addirittura più diretto, si sente che c'è una enorme differenza, c'è un abisso tra una e l'altra. Io devo ancora abituarmi a questo scorrere la macchina per mettere la marcia. In realtà, in condizioni standard di strada, parcheggio, basta salire, non bisogna fare niente, l'intelligenza artificiale regola automaticamente marcia avanti o marcia indietro, date sempre un occhio a cosa ha selezionato. Ovviamente si sente che è tanto più pesante, ma devo dire, me l'aspettavo molto molto più lenta. In realtà le sospensioni pneumatiche la tengono orizzontale, quindi si corica veramente veramente poco. Ovviamente bisogna rimare un po' di più. Quando si butta tutto giù il gas si sente che non c'è la track mode, soprattutto perché taglia tanto in percorrenza di curva. Se si butta giù tutto l'acceleratore non dà proprio tutta la potenza, soprattutto su curve strette. Adesso lo faccio vedere in questo tornante che ci riporta sul rettilineo. Un filo di sotto sovrasterzo anche dovuto alle gomme invernali. Ho giù tutto l'acceleratore, vedete? Solo adesso che ho volante dritto mi dà tutta la potenza. E vediamo, 200, 210, 220, 230, 240, ragazzi, mollo, perché anche qua i freni non sono tarati per un uso pistaiolo, pur frenando molto bene perché vengono aiutati anche dai tre motori che si trasformano in generatori. Nel frattempo io sono andato a settarmi un pochettino le impostazioni, ho provato a liberarla un pochettino di controlli e a mettere la trazione preponderante al posteriore, e la dinamica cambia in maniera sostanziale. La modalità track in questa Model S davvero fa la differenza. Ma in modalità derapata farai traversi? Vediamo subito. Porca vacca, se li fai, basta accelerare! Che spettacolo! Prima di tutto un grande grazie a Cremona Circuit, è un po' quello che ci aspettavamo. Certo. Questa va bene per lo sparo 0-100 con gli amici, effetto wow, ma anche mi immagino per i sorpassi. Adesso andremo a provarla in statale, autostrada, città. Quella, quando avrai carboceramici, pista vera. Questa diciamo che è da stradone americano, una Super GT, anche questa è una Super GT, comunque super comoda, super comfort, però direi che andiamo a vederla in strada. Ma adesso abbiamo bisogno di caricare un po', allora siamo fermati al Supercharger di Piacenza, non un bellissimo posto. Supercharger sono ancora un valore aggiunto di Tesla, anche se molti sono stati aperti anche a proprietari di auto terze. Siamo arrivati con circa il 30% di batteria su Model S, adesso, ora che
attacca la spina, rifai la clip, sbaglia, siamo già al 55%, carica super veloce, al 55% ancora 125 kW, la curva di ricarica però è molto ripida all'inizio fino appunto al 50%, poi si abbatte abbastanza. Model X 77% e ancora 84 kW, comunque supercharge, le ricariche sono veramente veloci e poi il valore aggiunto è quello di non dover fare niente, arrivi, attacchi il connettore e non devi autenticarti, app eccetera eccetera eccetera. Ma guardiamole un po' da fuori, circa 5 metri per due entrambe, ma Model S con questo restyling, più bassa, più larga davanti, più larga dietro, acquattata, mi piace veramente tanto. Tra l'altro fari full LED matrix per entrambe, ma la funzione matrix non è ancora stata abilitata via software. Model X un transatlantico, cerchi da 22 pollici, ve la faccio vedere nel taglio laterale, che non è cambiato rispetto al passato, è cambiata di più Model S ed è cambiata più dentro, ma il posteriore con la possibilità di aprire un baule grande o piccolo, allora dipende, così non è grandissimo, circa 400 litri, vedete qua il nostro zainetto, ma da dire che qua sotto c'è un pozzetto veramente veramente molto grande, ma soprattutto schiacciando questo pulsante si possono abbattere velocemente i sedili posteriori. Qua la critica: se io carico con i sedili posteriori abbassati, faccio una frenata, ok, c'è una reticella optional, ma c'è una valigia veramente pesante in caso di emergenza, non lo so, non mi fa impazzire questo setup di sedili. Da dire che entrambe hanno un grande vano anche sotto il cofano anteriore, mentre Model S è cambiata, ok, nei dettagli, ma che fanno la differenza nel design generale della vettura. E poi entrambe con questo beggettino di balle spaziali, è veramente figo, quasi quasi lo stacco, si stacca e non si stacca, ok, lo confesso, qualche stella Mercedes quando ero veramente giovane l'ho rubata anch'io, volevo fare la stessa cosa ma non si fa e quindi non lo faccio. Ma apriamo il baule, tra l'altro bellissimo questo splitterino posteriore in carbonio, anche qua molto grande, ben sfruttabile, anche qua i sedili si possono abbattere separati 40-20 e anche qua abbiamo un grande pozzetto per riporre i cavi di ricarica. Le finiture anche qua molto meglio rispetto al passato. In realtà puoi abbattarli anche da qui. Avvicinandosi alla macchina si sblocca, escono le maniglie, ma bisogna aprire a mano la portiera e non ho detto aprire a mano a caso, poi lo vedrete. Sulla X all'interno il design della plancia è completamente nuovo, non più il tablet in verticale ma in orizzontale stile Model 3 e Y, qua comodissimo il vano per la ricarica wireless, basta appoggiare il telefono sul quale ovviamente si può mettere la chiave. Migliorato secondo me anche il design del display anteriore e l'aerazione completamente nascosta con flussi che escono da questa fessura che c'è qua sotto, si miscelano in maniera ottimale nell'abitacolo. Devo dire che funziona veramente molto bene il sistema di climatizzazione, tanti vani, vanetti, qua sotto abbiamo anche due USB di tipo C. Amore, odio questo nuovo volante. Qua io e Pietro abbiamo delle valutazioni differenti che poi vi racconteremo nella guida su strada. Frecce, flash, abbaglianti, le due rotelline, qua a destra comandi vocali, insomma li vedete. Io lo trovo bello perché consente di avere una buona visuale sul display anteriore e poi ti obbliga a tenere le mani nella posizione giusta, quindi 9 1/4. Punto di domanda sulle manovre, lo vedremo. Il software del display centrale anche qua è cambiato, è più simile anche qua a Model 3 e Model Y, qua tutte le varie impostazioni, anche l'intrattenimento è integrato, anche Steam, quindi si può andare a utilizzare qualsiasi gioco che c'è sulla piattaforma grazie a un processore incredibile di AMD, Ryzen 9000, sia come scheda grafica, 10 teraflop di capacità di elaborazione, praticamente una PlayStation 5, poi vi racconto invece il PC dedicato al software di gestione della vettura, quanta capacità di elaborazione ha. Anche qua un sacco di comandi che si possono andare a settare, una chicca per nerd sulle sospensioni, possiamo vedere in tempo reale l'altezza di marcia, la compressione, il rimbalzo e si possono andare a settare in modalità avanzata, veramente in
qualsiasi tipo di settaggio. Mi è piaciuto molto questo settaggio perché la rende sia confortevole sia super sportiva. L'avete visto in pista e poi ricarica, autopilot, blocchi, luci, display, viaggi, navigazione, insomma vi faccio vedere un pochino tutti i menu. Ma l'altra cosa che ha fatto molto discutere è l'assenza anche di un pomello per mettere marcia avanti, marcia indietro, perché è a sfioramento qua sul display. Si vuole andare avanti, si porta la macchinina avanti, si vuole andare indietro, si porta la macchinina indietro. Ma noi, smanettando un po', abbiamo notato che se tocchiamo qua sotto escono i comandi anche qua sulla plancia, comodo nel caso di magari fail del tablettone. E a bordo veramente atmosfera lounge, anche dentro devo dire che le finture rispetto al passato sono decisamente migliorate, bella l'alcantara qua, la camera per la registrazione di quello che succede all'interno, bello lo specchietto retrovisore senza cornici, anche le alette parasole con questa chiusura apertura stile iPad, con ovviamente l'illuminazione LED, insomma molto bene, non perdiamoci in ciance. Pietro, vengo dietro e vi faccio vedere come anche dietro ci sia un display. Ma come ci stai? Molto bene, il tuo sedile è arretrato ovviamente per aiutarti nell'uscire, ma già con il sedile impostato sulla mia altezza ci sto bene, sia con la testa nonostante la coda spiovente, sia con le gambe un paio di dita, ci sta davvero comodi anche qui dietro. Abbiamo il bracciolo che è praticamente lo schienale del terzo sedile, con anche qua ricarica wireless, vano e porta bicchieri. E poi la novità del display anche qua dietro, con la possibilità di settare la ventilazione, anche qua esce da bocchette nascoste, praticamente sono qua sotto e qua sopra. La cosa bella è che i flussi sono veramente potenti e incredibilmente precisi. Oltre a quello, possibilità di scaldare i sedili anche qua dietro, di ascoltare musica e anche di andare a giocare, guardare YouTube o utilizzare Netflix. Sai qual è la cosa bella? Che se metti Netflix qui dietro si sente solo dalle casse dietro e davanti non dà fastidio. E tra l'altro qua dietro continua a funzionare anche se la vettura è in movimento. Davanti stesse possibilità, anzi di più, ma ovviamente solo a vettura ferma. L'applicazione è sempre un valore aggiunto delle Tesla, si può da remoto vedere cosa succede con le webcam live, comunicare con un altoparlante esterno da remoto a eventuali malintenzionati, ma con la chiave sull'applicazione basta avvicinarsi e automaticamente, guardate, si aprono gli specchietti. Volendo si potrebbe anche aprire automaticamente la portiera, che è elettroattuata, e poi basta salire e la portiera, guardate, schiacciando il freno si chiude automaticamente. Ciao Pietro, magari io invece con il casco vado ad aprire la porta posteriore, ovviamente super super affascinante, forse un po' scomoda. Per esempio in questa situazione dove comunque c'è spazio sia per passare sia per entrare, ok, c'è una siepe, ma vedete, cioè entro tranquillamente. Se io faccio così, la porta posteriore sente tutti questi impedimenti e non si apre. C'è spazio per la testa, ovviamente con il sedile impostato su di te c'è tanto spazio per le gambe. Adesso provo ad andare dietro. La critica a quella porta è che nel 60% dei casi vuoi il paletto, vuoi il box basso, vuoi un parcheggio laterale di una vettura, non si apre come vorresti e quindi diventa difficoltoso entrare e uscire. Molto wow, ma in realtà non molto comoda. Come stai? Con le gambe sono abbastanza sacrificato, anche perché questo sedile si può portare indietro ma non si può portare più avanti di così, quindi non c'è tantissimo spazio. Per la testa questo incavo mi fa sfiorare, però mi ci incastro, cioè qualche chilometro lo farei. Ecco, per darvi un'idea, più comodo di una 500. La Plaid è disponibile solo in versione 6 posti, quindi 2, 2 e 2 qui dietro. Lì dietro ci sono anche due tipo C e due portabicchiere. Da un punto di vista delle prese direi che ci siamo. La plancia è sostanzialmente uguale a quella di Model S, anche il sistema di climatizzazione, anche il sistema infotainment. Da dire che qua ovviamente abbiamo più possibilità proprio di aprire e chiudere le porte direttamente dallo schermone. Una cosa che volevo farvi sentire e che è su entrambi i modelli è l'impianto audio, perché è pazzesco, una sala da concerto. 22 altoparlanti, 900 watt di potenza, ma 900 watt di potenza di alta qualità. Anche andando a fare settaggi eccetera eccetera, si ha sempre un ascolto perfetto. Dietro sembra di essere in una sala da concerti, davvero, la qualità è pazzesca. Sai un'altra cosa bellissima da questa prospettiva? Il vetro anteriore davvero davvero grande. Sì, però la critica è quella che le alette parasole sono piccoline, sono qua,
bisogna fare così, si attaccano magneticamente, si possono andare a espandere leggermente, ma alla fine sì, c'è anche lo specchietto, rimane una grande porzione qua e se il sole in certe posizioni dà fastidio e anche sotto, insomma, l'avrei volute un po' più grandi, oppure come in altre vetture, mi ricordo, forse la Picasso, non mi ricordo, era una Citroen che aveva questo vetrone enorme che è bello, fa effetto acquario, fa tanta visibilità, una cavolo di tendina che tiri giù fino a qua. Ah, le cose semplici a volte sono quelle che funzionano meglio, ma la chicca è un sistema attivo di altoparlanti che permette di togliere il rumore esterno. Infatti sono molto silenziose, ma questo lo sentiremo, anzi lo sentiamo su strada, andiamo a provarle? Direi di sì, e anche ora. Una funzione interessante che è stata implementata in questo nuovo software è il fatto che lei riconosce che ho una vettura davanti e mi consiglia prima di partire, solo toccando il freno, imposta già la retromarcia e mi fa, diciamo, uscire dal parcheggio. È una cosa in beta che non sempre funziona, però è simpatica, ci sta, è comoda. E questo è piaciuto molto anche a me. Semplifica la vita a bordo. Quello che non mi fa impazzire è abbiamo 87.000 telecamere e la visualizzazione a 360 non c'è. Ok, vedo sotto agli specchietti, vedo dietro, ma per esempio davanti non vedo. E a volte è comodo. Quella sorta di regia virtuale che ha per esempio BMW qua la vorrei implementata. Però dai, diciamo che i sensori ti danno la distanza in centimetri, quindi glielo possiamo perdonare. Ecco, nel far manovra iniziamo subito con la polemica. Ogni tanto mi vedo remare perché non trovo il mezzo volante che non c'è. Diciamo che questo volante, a mio parere, funziona molto bene per le strade americane, ovvero drittoni, ogni tanto qualche curva, però poca roba, nel senso non vai mai oltre i 180 gradi, quindi tieni sempre le mani nel 9 1/4. E per le nostre strade, ogni tanto, soprattutto per me che magari muovo le mani tanto sul volante, è una cosa che non ho particolarmente apprezzato. Poi pensavo peggio, nel senso che mi sono abituato molto velocemente sia al discorso dei devio luce, ecco, forse un po' meno al clacson, anche se metti qui la mano, ecco, adesso per esempio non ha preso nessun comando, ma in altri casi i comandi invece li prende, non so, parte il comando vocale, partono i tergi, insomma, un po' così. Io invece ho un'opinione completamente diversa dalla tua. Ero partito prevenuto perché guardando dei video in rete tutti, alcuni anche troppo, incentrati su questo volante, quindi la volevo massacrare. In realtà no, perché grande visibilità qua davanti, mani che ti costringe a tenere sempre 9 1/4, quindi alla posizione giusta. E poi adesso ti farò vedere in questo pezzo di guida quante volte tu devi staccare le mani dal volante, praticamente mai. Ok, per fare le manovre, ma quando fai le manovre io non l'ho trovato scomodo. E poi soprattutto, come dicevi tu, il clacson non è che devi beccare per forza quell'iconcina lì, metti qua una mano in caso di emergenza e suona. Invece un altro discorso sull'intelligenza artificiale, incredibile come le telecamere riconoscano tutto quello che succede attorno. Guarda il display, tra l'altro rotaie qua quasi non c'erano. C'erano delle rotaie? Abbiamo avuto l'opportunità di parlare con un ingegnere di Tesla e io mi sono lamentato di alcune cose, ben secondo me più gravi rispetto al volante, che alla fine mi è piaciuto. Per esempio, i sedili dietro di questa Model X un po' scricchiolano, questo non ne ha parlato l'ingegnere perché me ne sono accorto adesso. Oppure il parasole un po' piccolo, oppure autopilot, o meglio guida assistita di livello 2 plus, perché qua non abbiamo una guida autonoma come negli Stati Uniti, che non è così intelligente a mio modo di vedere. Poi lo vedremo in autostrada, a volte ti costringe veramente a toccare troppo lo sterzo. Insomma, secondo me ci sono vetture che guidano da sole meglio, o meglio con meno interventi umani. La risposta dell'ingegnere è stata molto precisa: noi siamo conformi al 100% alle normative europee, cosa che ci ha fatto capire, non ci ha detto esplicitamente, non tutti i costruttori magari fanno, ci sono magari delle virgole, delle zone grigie. Tesla, per essere inappuntabile e inattaccabile qua in Europa, setta le proprie vetture così. Ho apprezzato l'onestà, continuo a non apprezzare al 100% il fatto di dover intervenire a volte troppo spesso. Poi altro discorso interessante che gli ho chiesto è perché Tesla utilizza praticamente solo le telecamere per gli ADAS, non usa LiDAR, che sono ovviamente dei sensori con raggi laser, non usa sonar, o meglio i sonar un po' li usa perché i sensori di parcheggio sono dei sonar, ma li usa in maniera ravvicinata, e usa sostanzialmente le telecamere e non radar. Perché tutte queste tecnologie messe insieme
possono dare, sempre da teleingegnere, dei falsi positivi. Per esempio, quando c'è la nebbia, non è vero che un radar viene, o meglio, non viene influenzato dalle goccioline d'acqua. Quando c'è la pioggia, idem. Utilizzando invece tutto il sistema di telecamere, ricreando un modello tridimensionale della vettura nello spazio con un computer, adesso lo dico, che elabora 144 teraflop, ovvero 10, forse anche di più, PlayStation 5 che elaborano dati in tempo reale, il modello matematico dell'intelligenza artificiale riesce a capire esattamente come un occhio umano, come una persona, la macchina, dov'è, le altre macchine, i pedoni, le biciclette, cosa fanno per reagire di conseguenza. Quindi, a detta di Tesla, questo è molto più sicuro, predittivo e intelligente. Io ci credo, è un approccio molto più 2.0. Nell'altra dei fatti poi vedremo come guidano in autostrada queste Tesla. Quello che io posso dire dal mio punto di vista è tutto bello, le norme eccetera eccetera, ma come sempre bisogna anche interpretarle le norme, nel senso che ci possono essere, però se ti rendono l'utilizzo del sistema autopilot fastidioso, perché effettivamente a me come funziona questo autopilot in alcuni casi dà fastidio, soprattutto appena dai un mezzo grammo di forza in più sul volante in autostrada, ti stacca tutto e la cosa a me onestamente dà fastidio, forse bisognerebbe trovare un po' una mediazione. Questo è quello che penso. Consumi: in città io faccio 23 kWh a 100 km, tu fai 20. In chilometri vuol dire fare circa 480 con la S e 420 con la X, sia in città sia 110, più o meno gli stessi consumi. Pietro, adesso vi voglio vedere in questa rotonda che è abbastanza stretta, no? Anzi, quella dopo che è ancora più stretta. Qui vedi, per esempio, si possono tenere le mani alle 9 e un quarto, non c'è nessun tipo di problema. In questa rotonda qua invece, appunto, andiamo a togliere le mani al volante, bisogna un po' abituare a farsele passare da una parte all'altra, però proprio a me manca un pezzo. Sai cosa ci vorrebbe secondo me, soprattutto per le manovre? Il pomello, tipo quello del muletto, allora sì, non ci sono più problemi. Allora, qua anch'io ho dovuto toglierle, ma ti devo dire che alla fine basta prenderci la mano. Noi le stiamo guidando ormai da una giornata e ti devo dire la verità, io sono super contento, un po' meno contento di questa maledetta aletta parasole. Vedi, per esempio, adesso è troppo bassa, il sole ce l'ho lì e mi dà fastidio, cioè che palle. Ecco, con questo volante ti senti nel futuro, è l'interpretazione di questo volante, è futuro. C'è da dire una cosa, che Tesla Model X e Model S 2023 vanno tutte questo volante, quindi non solo le Plaid. Non ci sarà l'option di quello tondo, forse lo metteranno a furor di popolo. I fari sono davvero potenti, ci sono anche i fendinebbia LED che danno una bella grandangolarità e anche a livello di profondità davvero molto bene. A me invece manca un po' di illuminazione lounge nelle portiere, sotto, nei piedi, ma avrei voluto qualcosa in più, soprattutto qua nel vano dove si appoggia il telefono. Ora ho attivato l'autopilot, stiamo uscendo dalla città, limite di velocità a 70 km orari e una curva abbastanza cattivella là più avanti. Questo è un volante che sente la coppia, quindi non sente se teniamo le mani sul volante. Tra l'altro, curva che sta facendo in maniera impeccabile, cioè il grossissimo camion dell'Esselunga davanti e rallenta in maniera precisa, quindi la macchina potrebbe guidare da sola. Negli Stati Uniti guida da sola, sentite? Mi chiede di tenere le mani sul volante e di applicare una leggera forza. Questo lo chiede in maniera troppo insistente, soprattutto in autostrada, e non basta tenere la mano appoggiata qua sul volante, bisogna proprio ogni tanto girarlo un pochino. Sempre l'ingegnere ci ha detto: non usiamo il capacitivo perché è più facile da ingannare. Avete presente tutti quei video dove si attacca la bottiglietta d'acqua, il peso, per far guidare la macchina sole? Ecco, ovviamente in Tesla, ma in generale tutte le case produttrici, non vogliono queste cose perché possono generare incidenti. Volante capacitivo basterebbe, avete presente quei tappini delle penne che si possono usare anche sui tablet? Ecco, appoggiato qui e voilà, avremmo ingannato il volante. Quindi tutto in funzione della sicurezza. La cosa che però io apprezzo di questo volante è il fatto che sì, ti chieda tanto l'intervento, però per come sono posizionate le mani sul volante l'ho trovato meno invadente rispetto al volante standard. Tra l'altro, tutte queste impostazioni fanno sì che lei sia la best in class Euro NCAP, cioè queste due vetture sono praticamente le più sicure da guidare. 110 giunti autostradali, super comoda. C'erano dei giunti, torniamo sempre lì, in comfort davvero sei su un Overcraft. In autostrada si attiva anche la funzione di cambio corsia automatico, bisogna applicare una leggera scoppia al volante e guardate
cambia da sola la corsia. Ecco, questo mi è piaciuto. Mi è piaciuto anche il fatto che se superate a destra la vettura vi chiede se volete farlo, ma soprattutto quando state andando in una corsia magari lentamente la vettura lo capisce e dice: oh, spostati nella corsia più lenta. Stessa cosa se sente che c'è una corsia libera a sinistra, avete un ostacolo davanti magari che va più piano rispetto alla velocità che avete impostato nel cruise, vi dice: oh, guarda che puoi superare, e lo fa quasi automaticamente. Però io adesso vi faccio vedere come in mezzo secondo siamo già ben oltre i 130 e ti supero. E io schiaccio e non mi faccio superare. Anch'io 130 adesso, mamma mia. Ecco, questa è una cosa pazzesca, è veramente incredibile, cioè le prestazioni di queste vetture sono incredibili, sopra qualsiasi altra gran turismo a motore termico, senza entrare nelle hypercar, ma secondo me se la giocano anche con qualche hypercar, soprattutto la tua Model S che è pazzesca, prestazioni incredibili, cioè devi fare un sorpasso, lo fai, in un secondo lo fai. Ma lo fai e arrivi anche su Marte dopo, perché nel senso che come affondi l'acceleratore sei a velocità curvatura. Diciamo che è una vettura da autobahn. Bella anche la nuova grafica del display con a sinistra la navigazione, al centro come siamo messi nella spazialità della strada e a destra l'indicazione sulla velocità. Mi ricordo il vecchio software, si poteva andare a personalizzare questa cosa ma era troppo complicato, così è tutto molto più semplice e intuitivo. E poi quando si mette una freccia si attiva la telecamera sotto lo specchietto, destra o sinistra, per farci vedere l'angolo cieco. Ecco, questa cosa l'avrei preferita qua nel cruscotto davanti, come fanno le Kia. Autonomia in autostrada, Model X 330 km, Model S 410-420. Qua l'aerodinamica impatta tanto. E comunque, a parte l'aerodinamica, il fatto che queste vetture siano davvero tanto potenti, perché stiamo parlando di 1000 cavalli, beh, si fa sentire, cioè alla fine la utilizzi anche in modo abbastanza aggressivo. Però c'è da fare un ragionamento sui consumi. Abbiamo 1000 cavalli. Pensa un hypercar a benzina con 1000 cavalli, quanto consuma di più rispetto a una vettura normale con 150-160 cavalli. Qua abbiamo un consumo che è solo leggermente superiore rispetto alla versione non plaid. Quindi il motore elettrico ti consente anche più versatilità di uso. Cioè la vuoi usare come un hypercar? Lo puoi fare. La vuoi usare come un'utilitaria non consumando tanto? Lo puoi fare. Sì, questo è vero, questo è vero. La Model S parte da circa 140.000 euro con tutti gli optional, i pacchetti, l'autopilot, i colori, insomma full optional, viene a costare circa 160.000 euro. Model X 4.000 euro in più, quindi vetture sicuramente non popolari, care. Da dire che gli interni di tutte le Model XS 2023 saranno così, quindi molto svecchiati, ma anche il telaio, per esempio la tua S è un telaio quasi completamente diverso rispetto alla prima S, pesa 100 kg in meno nonostante il motore in più, quindi tanta tecnologia. Ma la domanda che ti faccio: solo tutto votato al marketing? Allora, c'è sostanza, soprattutto sulla S, me la ricordavo davvero tanto ciondolosa, tanto pesantona, in realtà è molto agile, va fortissimo, c'è sostanza. Concordo, marketing unito a sostanza, per esempio l'avvolgimento dei motori in fibra di carbonio per mantenere le prestazioni costanti, cioè voi con questa macchina potete fare la drag strip anche 100 volte una dietro l'altra finché non finite la batteria. Questo per farvi capire quanto tecnologica è e quanta ricerca c'è dietro. Certo che c'è anche tanto marketing, soprattutto su questo volante che comunque a me piace. Ecco, migliorate, ma ancora il dettaglino, lo scricchiolio, gli accoppiamenti esterni, forse un filo da migliorare, soprattutto visti i prezzi. Vabbè, sono americani, perdoniamoglielo. E voi fate sapere come pensate qua sotto nei commenti. Comunque Pietro, quando schiacci la figata sì, sono pazzesche, ti staccano la testa. Pippa la parolaccia, ciao.